Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ci sono simili 17 di Castellammare, sarà molto niente. Non ho mai giocato a Castellammare, quindi non lo so con che tipo di sintetico sia. Sicuramente andiamola per vincere, vogliamo vincere, passa tutto dalla prestazione che faremo. Per quanto riguarda Cesena, dove l'altro campo sintetico, è stata una partita un po' anomala, perché comunque abbiamo giocato in 10 per più di un tempo e contro una squadra forte, uno scontro diretto, e penso che comunque essere riusciti a portare a casa un punto sia stata importante quella partita. Poi sicuramente è un tipo di gioco un po' diverso, perché la palla va più veloce, gli appoggi, i rimbalzi del pallone sono diversi, però visto che comunque abbiamo già affrontato squadre, abbiamo già giocato sul sintetico, sicuramente dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Condividi questo fatto di non prepararsi nello specifico sul sintetico? Ma sì, perché tanto alla fine giochi, cioè, quante partite l'anno? 3-4 in B3, ma in A0 forse quest'anno, e quindi sì, è diverso, è più veloce, però è sempre calcio, quindi secondo me non è importante, così importante allenarsi sul sintetico durante la settimana. TGS, Giorgio Ria. Ciao Claudio, di là del fatto che alla manovra difensiva partecipa tutta la squadra, però come ci si sente a essere a far parte del miglior reparto difensivo del campionato, e per la tua esperienza quanto può essere importante questo dato per il raggiungimento della promozione? Ma sicuramente è molto importante, perché a volte tante squadre contro di noi, soprattutto in casa, giocano tutte dietro la linea della palla e comunque riuscire a non subire gol, e comunque quando la sblocchi a non prenderlo è importante. Peccato, perché sabato, subito dopo che l'abbiamo sbloccata, Gallan ha fatto con l'Eurogol. Le ultime due partite con Spezia e Bari l'abbiamo subita, adesso cercheremo di non prenderlo contro la Juve Stabia, perché è bello essere comunque la migliore difesa ed è importante dare stabilità a tutta la squadra. Repubblica e poi Blog Sicilia. Sì, dicevamo appunto prima difesa, miglior difesa, un reparto solido, però continuano ad esserci dei brusii, oppure qualcuno si lamenta anche di te, magari, per come può capitare qualche volta di sbagliare come umano. È una cosa che mi dà fastidio, oppure spalle larghe e tutto? Sicuramente è strano a volte sentire brusii o fischi da una squadra che è prima in classifica, che ha la miglior difesa, uno dei migliori attacchi, che non perde da non so quante partite adesso, però tante. Però noi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo, siamo convinti e sicuri che i tifosi comunque sono dalla nostra parte, come noi vogliono tornare in Serie A il prima possibile, quindi l'importante è che dimostriamo in campo quello che sappiamo fare e vogliamo fare, e poi verranno anche quelli un po' più titubanti dalla nostra parte. Può far parte di quella freddezza che ho parlato all'inizio settimana tra città, tifosi e squadra anche questo comportamento? Non lo so, ma sicuramente l'anno scorso la città magari ha subito un po' una retrocessione inaspettata, e quindi magari questi malumori derivano dalla scorsa annata o da un inizio un po' titubante da parte nostra, però penso che la squadra si sia ripresa alla grande, si sia incanalato verso la strada giusta e stia facendo risultati importanti, quindi speriamo da qui alla fine dell'anno di portare più gente possibile, di riportare l'entusiasmo e che si festeggi una promozione insieme a tutta la città importante. Blog Sicilia. Ciao Claudio, a volte negli scontri testa a coda Massimo le sorprende, c'è il pericolo di sottovalutare l'avversario? Ma non ci deve essere da parte nostra, perché sennò sbagliamo atteggiamento, anche perché la Juve Stabia comunque ha sempre fatto ottimi campionati, quest'anno
Purtroppo per loro sono partiti male e fanno fatica a riprendersi, però andare là a Castellammare è sempre difficile, comunque su un campo sintetico, e sicuramente l'ambiente sarà caldo, e quindi se sottovalutiamo questa partita partiamo già col piede sbagliato e non dobbiamo farlo. Mario? Sì, nella stampa c'è qualcuno che magari vi può preoccupare, anche se è una squadra che chiaramente ha un organico che non è certamente migliore, qualcuno che magari dovrebbe curare particolarmente, soprattutto quel difensore? Ma secondo me l'organico non è così scarso come mostra la classifica, perché ha giocatori importanti che hanno fatto bene sia in B e anche qualche giocatore in A. E da sottovalutare non c'è nessuno, ma neanche da aver paura, perché comunque solo rispetto di una squadra che, nonostante comunque i punti in classifica, è da rispettare e da approcciare con l'atteggiamento giusto. Sì, va. Dico, se una cosa mi sono chiesto, il Bari ci ha aggredito per dire in 15 minuti in maniera straordinaria, ma se il Parma aggredisse lui e Stabia alla stessa maniera, probabilmente magari lo fareste subito due gol, tanto per dire una cosa positiva. Sì, guarda, noi contro il Bari volevamo fare noi quello che hanno fatto loro. Volevamo essere aggressivi, però è stato un primo tempo un po' difficile, perché comunque loro l'avevano preparata bene, si abbassavano tutti dietro la linea della palla e si ripartivano, e non è stato facile. Poi secondo tempo penso che la squadra è entrata con un'altra carica e con un'altra voglia di andarsi a prendere questi tre punti, e anche dopo comunque il loro pareggio immediato una squadra magari tende ad abbattersi, invece noi abbiamo continuato a fare il nostro gioco e abbiamo meritato i tre punti. Sicuramente a Castellammare, come ho detto prima, andremo per vincere, e per fare questo bisogna, oltre all'atteggiamento che ho detto prima, avere un'aggressività diversa dal primo tempo di Bari e un'organizzazione migliore rispetto al primo tempo di Bari, quella che abbiamo poi fatto nel secondo tempo. Giornale di Sicilia, Salvo, vorrei fare una domanda. Sì. Quando voglio c'è questo reparto che è il miglior del campionato, gol, e che ha convinto definitivamente anche l'allenatore. Se pensiamo che un giovane emergente come Milanovic fa fatica a rientrare, un calciatore esperto come Pitiello, che gioca anche in Serie A, fa fatica a entrare a pochi minuti. Voi tre, come dire, orgoglio, senso di responsabilità, pensi che questa sia comunque la formula che finora ha dato le migliori risposte? Sicuramente siamo contenti, perché volevamo arrivare ad essere la migliore difesa e vogliamo tenerla fino alla fine del campionato. Se siamo la migliore difesa è merito di tutta la squadra, dei centrocampisti che lavorano anche per noi, degli attaccanti che sono i primi a fare la fase difensiva, e non è merito solo di chi gioca, ma anche di chi in questo momento sta giocando meno, come Milanovic, come Roberto, perché in settimana si prepara la partita di domenica e loro, anche se magari adesso stanno giocando meno, si allenano sempre benissimo e ci aiutano, fanno parte del reparto come noi. Sono sicuro che si faranno trovare pronti quando ci sarà spazio per loro, perché da qua alla fine sicuramente ci sarà. Riccardo? Ciao Riccardo, volevo chiederti quanto sta aiutando l'arrivo di Maestra, questo Palermo, anche a voi, nel reparto difensivo, per un giocatore lì con questo carisma, con questa qualità di piedi davanti alla difesa? Sicuramente è un giocatore che ha scelto la società e di cui questa squadra aveva bisogno, perché ha una grossa personalità ed è un punto di riferimento importante sia come tipologia di giocatore che come uomo, perché comunque ha grossa esperienza ed è importante, anche se magari sabato primo tempo ha sbagliato qualche passaggio in più, però e si prende sempre la responsabilità, si fa sempre dare la palla, è sempre nel vivo del gioco ed è un punto di riferimento di questo Palermo come tanti giocatori. Ancora Giorgio? Considerate le difficoltà del campionato di Serie B che sono superiori per il Palermo, visto che tutte le squadre li aspettano e difficilmente fanno la partita, quanto può pesare adesso l'assenza di un giocatore che può sbloccare i risultati in qualsiasi momento come Hernandez, e dall'altra parte quanto può trovare utile adesso il pieno ritorno di Ibala, visto che adesso almeno a Castellammare di Stabia l'attacco sulla sua squadra?
Vabbè, Abel per noi è un giocatore importante, fondamentale, e speriamo che rientri, che comunque guarisca il prima possibile. Per quanto riguarda Dybala, comunque lui anche all'inizio dell'anno faceva bene, ha sempre fatto bene, si è sempre impegnato, purtroppo gli mancava questo gol e sono sicuro che da adesso in poi che si è sbloccato ne farà tanti altri. E comunque ci sono giocatori in rosa importanti come Lafferty, come Belotti, lo stesso Troianiello, Malele, che possono dare una mano e fare sentire meno l'assenza di Hernandez. Gazzetta poi ancora blocco Sicilia. Quest'anno avete subito molti infortuni per trauma, per gioco, da scontro fisico, qualcosa di cui anche la società si è lamentata. La tua esperienza del campionato di Serie B, ti ricordi un campionato così lungo in cui una squadra ha registrato infortuni così come stanno avvenendo adesso? Adesso un ricordo difficile, però sì, sicuramente ce ne sono stati tanti. Il fatto che comunque non è una anomalia, allora, eh? Un fatto nuovo in questo campionato, ma se, no, secondo me no, comunque ci sono tante squadre che basano il loro gioco sull'aggressività, sul recupero della palla per poi ripartire, soprattutto contro comunque una squadra come la nostra che vuole vincere tutte le partite e vuole comunque imporre il proprio gioco tutte le partite. Magari è più, penso sia più facile comunque avere infortuni di tipo traumatico, perché comunque gli attaccanti sono più nel vivo dell'azione, magari i difensori tendono più a fare entrate per poi ripartire, però credo sia solo magari una casualità. Però sicuramente la nostra tipologia di gioco tende alle altre squadre a difendersi di più, a essere più aggressive, magari per quello. Salvo, volevi fare un'altra domanda? Considerando che il campionato è molto equilibrato, secondo te quante vittorie bisogna fare per basteranno 10 vittorie? Non so, adesso abbiamo 50 punti, 10 arrivi a 80, all'incirca la cifra è dagli 80 agli 85, almeno negli ultimi anni. Però non dobbiamo guardare quello, dobbiamo guardare partita per partita, entrare in campo per vincere tutte le partite e cercare il prima possibile di fare i punti che ci servono per salire. C'è un'ultima? Sì, più che altro una curiosità, se visto le ultime partite non è che il rendimento sia stato lo stesso di quelle precedenti, se c'è stato, il Ferrieri se non ricordo male diceva di un problema di carichi nella fase della sosta, oppure una difficoltà di squadre che si sono rinforzate, cioè se dipende da questi fattori o se magari c'è stato un rilassamento per questo supporto, non so. Sicuramente il nostro inizio di calendario non è facilissimo, perché noi abbiamo giocato con Empoli in trasferta, a Cesena, lo Spezia è un'ottima squadra. Comunque il Bari è una squadra che all'andata ci ha messo in grosse difficoltà e il Modena dopo il nostro pareggio ha fatto 3-4 vittorie consecutive, però penso che comunque tipo contro lo Spezia meritavamo di vincere, abbiamo fatto un grande primo tempo, col Bari abbiamo fatto un grande secondo tempo e non abbiamo mai perso, abbiamo continuato a fare risultati utili consecutivi, che è la cosa che in B conta di più secondo me. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.